Ciao a tutti, eccomi qua per un altro giorno su This War of Mine, 23esimo giorno. Dunque, sono andato a raccattare tutta la roba ancora che c'era all'hotel. Vediamo un po', non c'era un filtro, giusto? I filtri sono una di quelle cose che mi servirà un casino. Ciò. Vediamo questo. 5, 6, perfetto. Allora, qua ancora non posso costruire niente. Di legna, ce n'ho a quintali. Loro due sono leggermente feriti, adesso li finisco di curare. Vediamo se adesso arriva qualcuno a barattare. Allora, Pavle dovrebbe smetterla di rompere le palle con queste ferite che si aggravano. E dovremmo essere a posto. Qui cosa vuoi? Cecchini sono. Sì, certo, li è. Tranquillo, non ci sono più cecchini a romperci i coglioni. Poi adesso che ho tutte queste medicine, vado al garage e provo, come si dice, sempre che è ancora libero il garage che possa andarci, vado a scambiarle con roba perché. Tizio, anche che gli do le medicine queste qui semplici con fatte di erbe, mi dà un casino di roba indietro. Perché più che altro adesso il mio problema sarà l'acqua. Porto anche l'accetta così se devo spaccare i mobili li spacco e poi gliela ridò. E l'accetta costa 4,4 se non sbaglio, giusto? 4 e qua, ok. Perché questi qua sono quello che lui mi scambia, cioè mi ridà gli oggetti per fare un'accetta nuova. Quindi sono, diciamo, tranquillo. Non dovrebbe arrivare nessuno oggi. Magari. Così domani sono perfettamente guariti. Vediamo cosa dice Pavle. Non puoi tenere i bambini a chiuso? Sì, certo, non puoi tenerli a chiuso. Una guerra, cosa vuoi fare? Andare in giro? Sì. Bambini, andate a giocare con un bel cerchio sulla testa. Certi cessi. No, aspetto fino alle 2, che di solito è quando arriva la gente. Dunque, potrei fare un altro di alcol. Lo metto a fare. Così ho un sacco di roba da scambiare più avanti. Tanto di acqua adesso mi vado a prendere tutti i componenti che posso, direttamente i filtri, perché mi sembra che abbia dei filtri anche il tizio al garage. Così domani stanno bene anche Bruno e Pavle. Nessuno è ammalato. Legna, diamo una bella caricata e poi finiamo la notte. Perfetto, termino il giorno. Dunque, tu rovisti, fai la guardia, dormi, dormi. Garage. Avevo già aperto tutto, quindi mi porto giusto l'ascia per rompere il tizio lì e penso due bastano. O tre. No, me ne tengo due perché una me la voglio sempre tenere, che non si sa mai. Io avevo però un
una serie di cose, esatto, in giro. Quindi qua niente. Vediamo se posso spaccare qualcosa. Adesso esce il tizio. Guarda, arrivo dopo, eh. Dunque, qui c'è una pila. Qui. Qua niente. Ma non posso spaccare niente. Qua, questi qua li prendo. Perché qua avevo lasciato da qualche parte i componenti elettrici, esatto. Avevo lasciato dei componenti elettrici perché all'inizio non mi servivano. Però adesso faccio che spazzolare tutto. Prendi. Perfetto. Ok, qua niente. Però, boh, c'è niente da distruggere. Per, boh. Ok, così. Allora, di legna ne dovrei avere abbastanza. Quindi, lascio questo, perché è tutto questo, così voglio vedere un po'. Questi qua me li prendo. Mi scusi, vorrei tradare. Vedi proprio ciò che mi serve. Se io gli do, comincio a dar questo. Non c'hai abbastanza parti, però. Perché questa la posso usare, mi sembra ancora una o due volte e poi dopo si rompe. Vediamo un po'. Non so se è due, forse tre. Che se aveva quattro parti subito la scambiavo. Però. Mi daresti tutto. Vediamo. Dà un sacco di roba per le medicine. Aspetta, ti do anche queste. Mi dai tutto. Allora, questi sarebbero 3, 12. Sarebbero 18 fi. 18, 4, 8, 12, 16, 20. Dunque, tutto lo zucchero no, però, eh? D'acqua in più. No, faccio prima a prendermi comunque i materiali. Affare fatto. Poi do sempre questi e in teoria lui me li scambia per. Sono 6, 18 per 20. Vediamo un po'. 4, 8, 12, 16, 20. In teoria me ne dà 3 in più. Da 3 pezzi in più di quelli che mi servono per fare i filtri. Perché così è un grande aiuto, diciamo. No, non riesco a ficcare pure questi due d'acqua in più, eh. Zucchero no. Parti elettriche, guarda, le vengo a prendere al massimo dopo quando c'ho ancora. Però in questo modo mi riempio di parti. Mi posso quasi, quasi cominciare a progettare di fare il nuovo, un altro giardino botanico, quello dove faccio crescere le erbe e comincio a produrmi.
le altre cose, oppure addirittura l'altro impianto per l'acqua. Vediamo così allora. Dunque, io nello zaino ho ancora un po' di spazio. Prendo quello che riesco. L'accetta però me la tengo per il momento. Boom, perfetto. Ok, finisco qui anche questa notte. Ci vediamo al prossimo video e ciao ciao.